mi tremano le dita perché prendo l'albero. Avrò preso l'albero. Sono molto emozionato perché mi è arrivato il secondo modello del visore per tutti i droni. Eh sì, per tutti i droni, perché se noi non abbiamo un drone FPV con il suo visore, noi non possiamo usare i nostri smartphone con i visori 3D perché sono lenti diverse, ma con questo avete risolto tutti i vostri problemi. Vabbè, se volete acquistarlo, cliccate il link che vi lascerò anche nei commenti e anche in descrizione, così potrete andare a comprare se vi potrebbe interessare. E iscrivetevi al canale, accendete la campanella, così mi aiuterete con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere che voi vi iscriviate. E questo qui è in grado di vedere il vostro smartphone per intero, nel vostro schermo per intero, invece di sdoppiarlo come si fa nei visori normali. Quindi con questo potrete guidare il vostro drone. Io vi faccio vedere che avevo fatto già il video con il mio drone della FIMI che ho comprato già 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa probabilmente, e ho fatto un paio di video. Infatti vi lascio qui sopra in descrizione il primo modello che avevo utilizzato per il mio drone. Quindi se volete andare a vedere lo trovate qui sopra. Ma adesso andiamo a vedere questo nuovo modello della Drone Mask. Eh sì, è vuoto. No, è qua, l'avevo già scatolato. Vi fanno vedere subito la sua custodietta e l'avevo già tolto dalla scatola, ma c'erano anche tutti i cavetti per la USB-C e per il vostro iPhone. Ma aspettate che lo tiro fuori di qui. Eccolo qua, tutto il suo splendore, un bel visore e con questo possiamo inserire il nostro smartphone all'interno. Ma facciamo una cosa, invece di stare a fare i soliti unbox, andiamo a provarlo. Cioè, tutto sto montaggio alla fine ho dimenticato il cavo, quello lungo per attaccarlo al visore. Vabbè, torno indietro. Ah, maledetto cavo. Ah, siamo ritornati al punto di partenza, ma ovviamente adesso metteremo questo, collegheremo tutto anche con il nostro telefono, che dove l'ho messo? Oggi mi sto perdendo tutto. Allora, colleghiamo il nostro USB-C al nostro telecomandino, quindi questo lo leviamo e lo mettiamo qui dietro, quindi risulterà senza telecomando. Ma noi cosa faremo? Prenderemo questo, lo apriamo. Ah, prima facciamo una cosa, prima inseriamo il telefono, chiudiamo solo fino a qui, così vediamo se si vede. Si vede però al contrario. Annaggia. Impostiamo il nostro drone, lo andiamo a mettere in qualsiasi posto, anzi usiamo questo, va, un bidone da 30 litri, lo mettiamo qui sopra, perfetto, forse è meglio toglierlo da sotto l'albero, che dite? Che schifo la cacca c'è. Ok, accendiamo il nostro drone, perché adesso farò anche le riprese video dal drone e mentre anche io guido, ovviamente. Ok, si vede. Bello vivido perché non c'è bel tempo, è brutto, vabbè, noi facciamo un giro così tanto di prova, ok? Ok, ho attivato la registrazione del drone, lo metto su facendo attenzione ai miei capellini. Ok, devo solo regolare. Ok. Allora si vede.
Si vede, io però non vedo voi, vabbè. Aiuto, non vedo voi. Così mi vedete. Io nel frattempo vedo qua dentro, così voi vedete anche comunque. Ok. Andiamo. Oh mio. Fra un po' mi faccio il taglio dei capelli. Andiamo piano piano perché devo ancora prendere le dimestichezze. Ok, andiamo un po' su, però è bello perché comunque si vede bene, riesci a controllare bene tutto. Adesso qua ci sono i fili, infatti è meglio stare alla larga. Guardate dove siamo già noi, cioè, facciamo così, dai, una bella ripresa con noi. Scendiamo un pochettino. Ok, dovete stare solo attenti perché il video comunque ha un leggero ritardo, quindi come vedete io giro di qua, è proprio un millesimo di secondo, però dovete stare attenti che se andate ad alte velocità ovviamente rischiate di esservi già schiantati nel tempo che vedete nel video, quindi perché non hai il tempo di reagire. Però adesso io vorrei fare una cosa un po' che mi fa paura perché non sono moltissimo pratico, ma voler entrare e entrare di dentro, lo vedete? Vorrei provare visto che ho la maschera, quindi piano piano andiamo e vediamo di non andarci a schiantare magari. Oh, siamo entrati, però c'è un albero e non essendo molto pratici di dronistiche. Oh, ok, è più facile. Allora, è più facile con la maschera. Allora, qualcuno che sarà più pratico starà ridendo di me, ma comunque devo dire che è più facile rispetto a senza la maschera. Ok, proviamo ad andare un po' di più. Basta che non ci andiamo a schiantare in un albero. Ce l'abbiamo fatta. Ah, rami! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, mamma mia, non l'avevo mai fatto. Va bene, non sono andato tanto veloce, ma ci va molta dimestichezza per fare ciò. Quindi io direi di provare a ritornarci. Proviamo a ritornare da qui. Allora, senza visore sicuramente è più difficile, però adesso che ci prendo la mano mi tremano le dita perché prendo l'albero. Avrò preso l'albero? Stavo per pigliare l'albero. A piano piano prendiamo un po' di quota e andiamo. Mi tremano le dita perché non si sa mai che si gira da un lato, anche perché qui è abbastanza stretto. Mamma mia, vado. Dai che qui è un po' più libero, ce l'abbiamo fatta. Via. Ricordiamoci solo che ci sono i fili. Non facciamoci lo scalpo. Andiamo. Sì, verso la libertà. E ci facciamo la ripresa cinematica. Io ve la faccio bella, bella cinematica adesso. Ti sento arrivare, eccomi. Lo vedete col telecomando? Allora, con questo qui è fantastico, ragazzi, davvero fantastico guidare con questo. Adesso ce lo togliamo e atterriamo. Ah!
so cosa è successo. Non riuscivo più a spegnerlo, mi stavo per farmi tagliavo la mano. Va bene, allora devo dire che mi piace molto questo visore FPV che simula l'FPV ovviamente, perché l'FPV è un segnale radio, quindi è un segnale molto diretto, quindi istantaneo. Invece in questo modo avete quel millisecondo che comunque vi può far rischiare, quindi andateci con calma. Io sono riuscito a fare quel giro degli alberi, ma devo dire che è stato molto molto bello, emozionante, infatti mi piace molto. Se volete acquistarlo, io vi lascio il link, come ho detto prima, in descrizione e nel commento. Se volete lo potete prendere ad uno sconto, e quindi se volete anche iscrivervi al mio canale mi farebbe molto piacere, mi aiuterete con l'algoritmo di YouTube. In più, se volete iscrivervi su TikTok mi potete seguire anche lì, perché lì posto anche la situazione del mio trapianto di capelli e molte altre cose ovviamente. Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando, e se volete vedere alcuni video, ci sono anche del drone sia del visore, li potete andare a cercare in mezzo ai miei video, ne faccio davvero tantissimi. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao.